Noi siamo qui, sì, siamo andati avanti rispetto a questa mattina, avevamo detto era tutto in allestimento, ora ci troviamo proprio all'interno dello spazio espositivo permanente della regione Abruzzo, dove ci sono tutte le bellezze artistiche, le caratteristiche delle diverse province, l'artigianato, insomma è una delle parti più importanti, delle perle che l'Abruzzo ha tirato fuori per questa barcolana. 47esima edizione, l'abbiamo detto. È stata una giornata dove si è svolta la barcolana, c'è stata un'inaugurazione nel pomeriggio, alle 16.30 c'è stato il taglio del nastro, diciamo così, dove hanno preso parte il sindaco di Trieste, il presidente della Camera di Commercio di Trieste e poi Mitia Gialuz, che sarebbe il presidente della società velica di Barcola e Grignano, ovvero il nome massimo per quanto riguarda questa regata. Si è svolta l'inaugurazione e quindi è ufficialmente aperto il villaggio della Barcolana. Da questa sera inizia la conta di quelle che saranno le visite, le presenze e soprattutto l'aspetto commerciale, che è importantissimo. Immaginate quello che può puntare Trieste su una di queste manifestazioni. Con me c'è Annalisa Palozzo, lei si occupa proprio del villaggio Abruzzo, è stato allestito, è concluso, adesso inizia davvero anche la sfida dell'Abruzzo. È arrivato anche l'assessore Di Matteo, abbiamo detto grazie a lui si è arrivati a questo. L'associazione degli abruzzesi a Trieste ha voluto fortemente la presenza della regione e questa è la prima volta ad Abruzzo. Tutto finito, tutto completato, le luci sono accese, allora adesso che succede? Beh, finalmente ci godiamo questo bel villaggio, iniziamo da questa sera con i mastri artigiani che si esibiranno con l'arte del ferro e l'arte della ceramica e domani proseguiremo sempre con gli artigiani e poi interverranno tutti i diversi espositori, ognuno per la sua parte occuperà uno spazio all'interno del calendario degli eventi, ad esempio ci saranno i parchi che faranno dei laboratori per i bambini sul riciclo, sull'orso e sugli altri animali tipici d'Abruzzo, poi nel pomeriggio avremo dei convegni e finiamo in serata con l'esibizione del gruppo degli Zampognari di Chieti e del gruppo Quadriglia di Cepagatti. Un'altra cosa importante, l'abbiamo detto, l'associazione Abruzzesi a Trieste ha voluto fortemente la presenza della regione, immaginate l'allestimento di 2000 metri quadri di stand abruzzesi e la gioia di quella che è la perla d'Abruzzo. Un ristorante abruzzese che aprirà proprio fra pochissimo e come è stato detto in conferenza stampa, lì saranno presenti proprio le caratteristiche bontà che rispetteranno tutte le province abruzzesi e allora diciamone alcune. Allora noi abbiamo previsto un menù con ovviamente gli arrosticini, pallottine, poi sagni e ceci, quindi tutti questi primi e secondi tipici della nostra terra e devo dire che c'è molto interesse per il ristorante e per tutto il villaggio, infatti sono venuti in tantissimi a chiedere che cosa si faceva qui e come mai avevamo fatto questa scelta di venire qui alla Barcolana. Io ringrazio Annalisa Palozzo, adesso invece chiedo all'assessore al commercio di venire qui perché oggi è una giornata importantissima. Benvenuto. Allora, abbiamo detto e per Trieste è importantissimo l'aspetto commerciale di questa barcolana, oltre 250.000 le presenze, tantissimi gli stand, il villaggio è stato inaugurato alle 16.30, da adesso che si fa? Ma adesso partono tutte le manifestazioni che sono legate alla Barcolana con l'ultima giornata che si fa la regata, per noi non si tratta solo di un aspetto meramente commerciale ma è un avvenimento economico, nel senso che abbraccia anche il commercio ma principalmente il turismo e che noi lo vediamo non solo come nella nostra città ma un turismo allargato che prende spunto proprio dalla nostra città che sul mare Adriatico, ma in questo momento, in questa competizione turistica che ormai diventa globale, guardiamo un po' non soltanto sulla nostra città, ma su un'area più vasta che riguarda tutto il nord Adriatico e di conseguenza in questo rientra anche l'Abruzzo, secondo me, come dalla parte est del mare Adriatico. E secondo me la promozione turistica anche nell'ambito globale deve un po' allargarsi perché appunto siamo di fronte a delle sfide che non sono più nazionali o europee ma che abbracciano un po' tutto il mondo. Cerchiamo di far capire una cosa, all'interno di quello che può essere il fatturato percentuale A?
Ma questo è un dato che è difficile dire, perché innanzitutto Trieste è una città abbastanza grande che ha diverse attività economiche che vanno dai servizi all'industria, anche al turismo. Noi ci rendiamo conto che il turismo è un'attività che incide poco sul prodotto interno lordo, però siamo molto soddisfatti perché anche in questo periodo di crisi, negli ultimi anni, stiamo crescendo con la presenza di turisti e degli arrivi che sono attorno al 2-3% ogni anno, e dunque la Barcolana è quella che ci dà un grandissimo aiuto, e io come assessore sono molto interessato affinché questi aumenti percentuali rimangano tali, però costanti nel tempo e nel futuro. Per essere stato con noi. Andrea, un'altra informazione importante è quella di domani. Allora, gli equipaggi abruzzesi arriveranno domani, sono in viaggio. Alle 10 è previsto l'arrivo del primo, saranno 5 a partire. Lo ricordiamo, la regata sarà domenica. Sabato ci sarà una prova, in realtà viene definita un divertimento la regata, perciò sabato ci sarà questo giro di prova dove sfileranno tutte queste imbarcazioni. Da domani effettivamente riusciremo a vedere in piena attività l'Abruzzo e anche la Barcolana, perciò vi terremo informati ovviamente di quelli che sono i nostri equipaggi, dei preparativi e di tutto quello che poi è l'atmosfera, compreso anche quello che succederà quando termineremo il collegamento, cioè con l'apertura del villaggio Abruzzo.